Questo live blog è ora chiuso, il signor Trump ha twittato. Kate Middleton è fantastica, ma non dovrebbe prendere il sole nuda, solo se stessa da incolpare. Chi non farebbe la foto di Kate e guadagnerebbe un sacco di soldi se prendesse il sole nuda. Andiamo Kate. Secondo Newsweek, l'imminente biografia di Christopher Andersen, The King, The Life of Charles III rivela che il tweet ha scatenato torrenti di volgarità da parte di Charles, William e Harry. Il signor Anderson ha scritto: le critiche di Trump a Kate hanno portato a ciò che un maggiordomo di Clarence House ha definito torrenti di parolacce sia dal principe Carlo che dai suoi figli. Punto. Kate e William hanno ricevuto 91.000 sterline di danni nel 2017 per la pubblicazione delle foto. I commenti di Donald Trump sulle foto in topless della principessa del Galles scattate nel 2012 hanno indignato il principe William e il re Carlo, sostiene un nuovo libro. Il magnate degli affari è andato su Twitter dopo che le immagini dell'allora duchessa di Cambridge sono state pubblicate sulla rivista francese Closer nel 2012.